Sì, grazie Presidente. L'emendamento numero 2 di fatto riguarda appunto alcuni temi collegati con l'emendamento numero 1 e come avevo già un po' anticipato nel mio intervento in discussione generale, si tratta di alcune precisazioni. Quindi la differenza tra il concetto di indizione comizi e convocazione di comizi, in quanto con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina viene indetto il referendum, mentre la convocazione dei comizi per garantire lo svolgimento è appunto del sindaco. Quindi si è con questo emendamento anche dato una precisazione in questo senso. Dopo le parole su più giorni è stata aggiunta anche la parola consecutivi, proprio perché nel nuovo statuto si è anche parlato ovviamente di ipotizzare che il referendum si possa svolgere anche su più giorni consecutivi, quindi non solo una domenica, ma anche un sabato, una domenica e un lunedì, e si è anche aumentato da 120 giorni appunto a una data compresa nei successivi 180, quindi nei successivi 6 mesi dal momento dell'indizione, senza considerare in questo caso l'anno solare, come è nel referendum iniziativa popolare. Questo perché per dare anche tempo, diciamo, all'amministrazione di poter gestire effettivamente questa consultazione, quindi con tutte le procedure amministrative e di legge del caso. Grazie.